Ciao a tutti amici, benvenuti in un nuovo video. Come avete detto dal titolo, potete anche vedere da questa bellissima anteprima, faremo la valigia insieme. Io puntualmente quando devo partire per qualche posto guardo video di gente che fa la valigia perché almeno sono sicura di non dimenticarmi niente. Inoltre, boh, sono carini obiettivamente, ma direi di andare subito, insomma, nel clou di questo video. Prima di tutto, perché sto facendo la valigia? Perché me ne vado 6 giorni a Fuerteventura. Vado in aereo, ovviamente, pertanto ho questo bagaglietto a mano con le misure standard del bagaglio a mano. Poi vi metto anche il link Amazon di questa bellissima valigia perché dovete sapere che è rosa. E poi ho il mio Kanken, che è, diciamo, come si chiamano? La borsa personale, tipo. Ovviamente non è un mio video se i cani non abbaiano e soprattutto non è un mio video se non aspetto un pacco. Va bene, amici di Maria, io direi di iniziare con Sprint. Questa valigia ha questi cosi che sono i manici. Non so se tutte le valigie ce li hanno, sinceramente. Quindi da questa parte ho preferito mettere le cose più morbida. Quindi io metto come prima cosa questo telomare, ne porto solo uno ed è super spesso, fighissimo, cioè, ve l'avevo fatto vedere in un video haul di qualcosa, di un sacco di cose. Quindi lo ficco dentro, cercando di occupare bene tutti gli spazi, e faccio il massaggio che fanno i gatti, così. Subito dopo ci metto il mio cappellino di paglia, cioè che in realtà non è paglia, a me sembra piuttosto plastica. Comunque è super utile quando si va al mare, prima di tutto bisogna proteggersi la testolina, perché sennò vi bruciate anche la testolina. E siccome si va in un posto ventoso, che è un'isola, anche i lacettini sotto. Penso che vi risparmierò una mia immagine che indossa questo cappello. Ok, io a questo punto ho messo poi tutti i vestiti qui sopra. Ovviamente io ho il mio completo personale, cioè personalizzato nel senso non è un vero completo, ma una gonna rosa e un top rosa. Che palle, ho il telefono lì che sto registrando e quindi non posso guardare il calendario. Io penso di essere una calendario dipendente. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato che poi torno. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. Poi mi porto quindi un qualcosa da sera perché io ho già questo vestito bianco molto carino da sera, piuttosto semplice in realtà. Allora, io amo questa gonna, quindi penso che potrò usarla come outfit forse per partire. Potrei mettere una cosina del genere. Allora, ho trovato questo abito che ho preso su Shein, che sinceramente non ho ancora mai provato, va stirato e ho tanta paura che in valigia si stropicci, ma vedo di portare questo per la sera. Qui non si può chiudere, vero? No, si può solo fare così, mettere la cintura di sicurezza. Noi gliela mettiamo perché siamo delle mamme brave. Rimaniamo dai in ambito scarpe. Cosa ho deciso di portarmi? Allora, io ovviamente parto con le scarpine da ginnastica, che sono le mie fantastiche Superga, che sono pesantissime,
quindi ovviamente in valigia ne occuperebbero davvero troppa. Poi abbiamo ovviamente delle ciabattine, queste le ho prese su Shein, ciabattine più carucce, piuttosto comode, sempre di Shein ovviamente. Poi, non voglio farvi troppi spoiler, sandali da sfigata, comunque non esistono sandali da figa purtroppo, comodissimi per camminare, io non riesco a stare quando fa caldo con le scarpe chiuse, scarpette da sera, tacchetti super comodi, cioè queste scarpe sono comodissime, ma proprio comodissime. E io penso di averle prese da AliExpress. Ho deciso di portarmi una borsa da sera, che questa l'ho presa su AliExpress ovviamente, e dentro ci ho ficcato qualche calza e qualche mutanda. Concluderei mostrandovi i costumi. Questo qui lilla di Shein, questo rosa. Sono entrambi tipo balconcino con i ferretti, ma non imbottiti. E poi questo qui che... boh, l'ho preso... forse di Shein un po' di tempo fa. E questi costumi li metto dentro un sacchettino che poi userò per metterci dentro il costume bagnato. Poi abbiamo un piccolo beauty case dove ho messo dei Tampax, dei cerotti, sa mai camminando ti viene male eccetera, un antibiotico che devo prendere, i gioielli li ho già detti, comunque degli anelli, delle collane, degli orecchini, delle pinzettine, il burro cacao di Sol de Janeiro così mi faccio la figa, poi vabbè è troppo buono, un elastico, questo cosino che dovrebbe servire saibo, cioè sinceramente non l'ho mai provato, vabbè lo proverò giuro prima di partire, le pinzette le ho dette, ma le pinzette queste, non quelle per i capelli, queste, poi ho portato anche quelle per i capelli, vabbè non mi ricordo se l'ho detto comunque, poi un pettinino minuscolo che avevo preso da Tiger e poi ho portato questo cotton fioc di silicone per truccarmi, più che altro, cioè nel caso mi servisse per truccarmi. Poi vabbè, al momento non ho ancora messo spazzolino, caricabatterie, quelle cose lì, sono cose che magari metterò nello zaino, non lo so. Poi ovviamente ho portato anche due cover, perché se la cover non si abbina all'outfit non sei nessuno. Poi voglio portare il cavalletto sul quale siete poggiati voi in questo momento. E ho comprato su Amazon questo aggeggino qui per metterci il telefono. E lo potete mettere sia di qua per metterlo orizzontale, sia aprire questo cosino qui, non so in quale modo, però dovrebbe mettersi verticale, non chiedete. Ho preso anche questi due cosini per mettere dentro i telefoni. E dovrebbero essere tipo impermeabili. Rimangono solo, cioè non è vero, i saponi. Io già avevo sia shampoo che balsamo solidi, quindi li sfrutto in questa occasione. Avevo comprato su Shein questo coso qui che avete ovviamente visto in haul, perché ormai sapete tutto di me, di quello che compro soprattutto. Questo qui sotto dovrebbe essere balsamo solido. Queste qui sono delle saponette normali per lavarsi, quello che più volete. Passerei al trucco vero e proprio. Cerco di farvi una carrellata in ordine di applicazione. Ovviamente i liquidi sono nei liquidi, quindi li salterò. Allora, prodotti per la base. Ho portato questa palette di Kiko della collezione Mood Boost, dove c'è un blush, due illuminanti e una terra, quindi è piuttosto completa. Poi siccome temo che mi abbronzerò, ho portato anche questo di Soda, che è piuttosto piccolino, l'avevamo visto insieme. Poi rigoroso blush, come si dice, in stick, questo di Kiko vecchissimo,
Ho cercato di portare cose, cioè non tra le più costose che ho, perché sa mai. Poi ho portato una cipria, questa qui di Too Faced, perché è la più piccola che ho. Poi vabbè, vari pennelli ovviamente. Principalmente per gli occhi ho portato tutte le varie matite di NYX, queste qui colorate. Poi come palette occhietti ho preso la Dreamy di Nabla, che è tra le più nude che ho. Ovviamente dischetti struccanti riutilizzabili, spugnetta, specchietto per specchiarsi, sa mai. E poi qualche matita labbra che si abbina ai rossetti liquidi che ho portato. Dai, mi porto anche una matita per le sopra. Che dite? Facciamo quella cosa di ficcare dentro le cose? Magari questa valigia pesa troppo. Allora, io non so quanti siano 10 kg, devo essere totalmente onesta. Parliamo un attimo dei liquidi. Come vedete qui ho due buste. Iniziamo da quella più grande, dove ho messo le cose più grandi. Allora, abbiamo due protezioni solari. Abbiamo deodorante piccolino. Abbiamo dentifricio. Abbiamo crema idratante leggera. Abbiamo del Ribes nero che sto prendendo in questo momento per le irritazioni. Abbiamo il setting spray di Too Faced, che è tra i più piccoli che ho. E poi questo olietto, che adesso vi faccio vedere in gran forma, che è semplicemente un olio di quelli, insomma, che si mettono sul corpo, profumato, brillante, carino, simpitico. Allora, l'olietto è questo qui, di Revolution. Poi la borsetta più piccolina, dove ho messo le cose piccoline. Abbiamo i due profumini, queste boccettine le ho prese sempre su Shein. Hair care, abbiamo questa maschera bellissima, fantastica, super cute, che penso che mi metterò. Questa qui è la size grande, sempre di Revolution, ovviamente quella all'anguria. Questa maschera penso che me la metterò prima di uscire dall'hotel, quindi al mattino. L'ho provata a mettere ieri sui capelli e non li ha per niente appesantiti, ne ho messo giusto un velo. L'idea è appunto di mantenerli idratati anche se magari prendono il sole, il vento, eccetera. Quindi cerco di proteggerli. Sempre per i capelli ho questo qui, che è uno spray di Dr. Popo, sempre preso su Beauty Bay. Questo districa da morire, sembra tipo un balsamo in spray, ma vi giuro, vi date due spruzzi e pettinate i vostri capelli che non vi pettinate da due giorni. Poi olio di mandorle, penso che lo userò principalmente per struccarmi. Aloe vera, questa la userò principalmente per idratare nel caso di scottature, eccetera. È semplicemente, direi, un idratante molto leggero. Poi per le irritazioni invece ho portato in un barattolino così piccolino un po' di calendula. I rossettini liquidi di Shiglam. Comunque secondo me stanno tutti bene con la palette di Nabla e soprattutto costano poco, quindi nel caso dovessi buttarli non piango sangue. Non piango sangue neanche se mi buttano questo primer di NYX, che sinceramente ne approfitto anche per testarlo un po' meglio, perché ultimamente stavo usando quelli di Make Up For Ever che sono molto fighi. E poi questo mascara waterproof che non ho ancora aperto. Piango sicuramente di più se devo rinunciare a queste due cose. Al fondo di Fenty, perché obiettivamente non ce l'ho low cost così leggero, avrei voluto prendere quello di Essence, il Pretty Natural, tipo si chiama,
e correttore di Huda, correttore nella vita proprio, fantastico. Ok, parliamo quindi di zaino. Porto ovviamente un lucchettino, non si sa mai. Poi qui dentro ho già messo qualche cosina. Come dicevo prima, sono piuttosto indecisa sulle felpe. Ne voglio portare due? Sì, penso che prima si mettono queste cose qui. Quindi io questo lo porto. Poi la borraccia me la metto di lato. Occhiali da sole che metto... Vabbè, per il momento li metto qui, poi non vorrei ingombrare troppo questa tasca qui. Qui abbiamo le mascherine, siccome in aeroporto e in aereo bisogna averle chirurgiche. Io ho questa specie di Kiwi. L'avevo presa una volta da Tiger a Copenaghen perché pioveva troppo. E quindi, cioè, questo è... Non lo so, forse faccio prima a prendermi l'ombrello. Poi, vabbè, ovviamente le cose tecnologiche vanno messe nello zaino, o almeno comunque vanno poi tirate fuori al controllo, quindi io le metto nello zaino. Porto il power bank e il Kindle. Ah, poi sapete cosa? Volevo portare questo zainettino qui. E niente, io metterò poi qui dentro un'altra giacchettina. Boh. Niente ragazzi, io sono davvero esausta, ci ho messo un sacco, ci ho messo 1:20. Niente amici, noi ci vediamo al prossimo video, spero che questo video vi abbia tenuto compagnia, fatemi sapere voi, cioè, cosa avreste portato, se vi sareste portati, se vi foste... vabbè, ciao!